Ma se l'aspirapolvere mi spiasse, questo è il titolo del panel sulla cyber security, ne parliamo con Andrea Saracino. Oggi sembra che tutti i nostri dati siano ormai dati in pasto ai social, come possiamo proteggerci? Beh, prima di tutto cercando di accettare il discorso che ogni volta che noi diamo i dati lo facciamo perché vogliamo indietro un servizio, quindi dovremmo capire che in realtà noi possiamo avere un servizio anche senza dover necessariamente dare tutti i nostri dati e utilizzare il nostro diritto che abbiamo per la privacy. Quindi fare sicuramente molta attenzione per quello che riguarda i social, quantomeno a quello che si clicca, a quello che si accetta ogni volta. È molto semplice quando ci troviamo davanti una serie di richieste dai siti web pressionare soltanto accetto, accetto, accetto e dare in questo modo il consenso a prendere ed utilizzare in qualsiasi modo tutti i nostri dati, anche più privati, che si possono trovare sia sui nostri social network, ma anche nella interazione che noi facciamo oggi con i nostri dispositivi connessi. Pensiamo a Amazon Alexa, Google Home Assistant. Ogni volta che noi parliamo, che diamo un comando, quelli sono informazioni, dati che vanno in pancia a questi provider di servizi che, in cambio del servizio che ci danno, utilizzeranno questi dati per cercare di poi fare advertisement, quindi pubblicità mirata, con maggiore probabilità di riuscire a venderci un prodotto, sapendo che i nostri dati, compresi anche poi indirizzi mail, ma anche e soprattutto le preferenze commerciali, valgono veramente tantissimi, tantissimi soldi. Sì, questa è la famosa profilazione, nel senso, se cerchiamo un tappeto improvvisamente troveremo pubblicità di tappeti ovunque. Quali sono però i rischi più gravi quando si parla della cyber security? I rischi cominciano a diventare gravi perché fin tanto che stiamo soltanto cercando la nostra ricerca digitale che facciamo su un motore di ricerca, allora sì, sostanzialmente stiamo chiedendo noi al servizio di profilarci e darci informazioni che sono rilevanti. Il problema diventa quando semplicemente parlando, facendo una conversazione totalmente casuale, allora da quella conversazione diventano in grado di prendere le nostre informazioni. A questo punto qui sulle nostre informazioni non stiamo dando più soltanto i dati su quelli che sono i nostri interessi, ma possiamo dare anche dati molto importanti per quelle che possono essere la nostra privacy. Informazioni che possono riguardare per esempio anche l'orientamento religioso, l'orientamento sessuale o altre informazioni strettamente personali che ci rendiamo conto in questo momento diventano proprietà non nostra ma di chi ci sta dando il servizio. Oltre a questo abbiamo tanti dispositivi connessi, quindi non viene più presa soltanto la nostra voce. Senza che lo sappiamo potrebbero anche essere prese le nostre immagini, video di quello che sta succedendo all'interno della casa. E come possono essere utilizzate queste informazioni? Non pensiamo soltanto agli utilizzi legali ma già non voluti che vanno a ledere la nostra privacy, ma per chi ha abbastanza motivazione potrebbero essere anche utilizzati per fare tutta una serie di attacchi illegali, come per esempio accedere fisicamente alla nostra abitazione sfruttando questi dispositivi connessi quando noi non siamo in casa, ancora peggio quando siamo in casa a dormire. Allora, un consiglio che lei ci può dare per proteggerci un po' di più, una cosa che magari possiamo fare tutti? Sicuramente, di nuovo, leggere tutto quello che ci viene proposto ogni volta che vogliamo avere un nuovo servizio, quindi leggere molto attentamente le condizioni dei servizi, rivolgersi principalmente a provider di servizi fidati, questo soprattutto per quello che riguarda le applicazioni che installiamo sui nostri dispositivi. Il miglior modo per minimizzare la probabilità di attacchi di cyber security è rivolgersi a provider di servizi che sono certificati e controllati anche da parecchi utenti, e come utenti spingere per quelli che sono i nostri diritti, quindi chiedere, utilizzare come un valore la certificazione sia del software che dei dispositivi, cosa che adesso, non essendo richiesta da nessun utente, è ancora molto trascurata da quelli che ci vendono i servizi con tutti i possibili problemi di sicurezza.